Innanzitutto ciao e benvenuto e ti volevamo chiedere di presentarti in quattro parole. Ok, sono uno scrittore, sono napoletano, sono anche milanese perché vivo a Milano e sono celiaco soprattutto. C'è una cosa che mi caratterizza particolarmente, che sono celiaco. E la tua prima edizione qua, scrittore in città? Sì, è la prima volta che vengo a scrittore in città e in generale a Cuneo, che ho trovato molto bella, quindi spero di ritornarci presto. Allora, aria è un po' il tema di queste edizioni di scrittore in città Sì. e quindi ti chiediamo se pensi appunto a questa parola, che cosa ti viene in mente? Ma allora, io la collego proprio al libro che sono venuto a presentare qui, che si chiama Detective Linus. Io l'ho scritto proprio durante il periodo del lockdown, dove eravamo tutti quanti chiusi in casa. E io avevo avuto anche dei problemi per miei personali, quindi ero abbastanza agitato, un po' triste. Mi sentivo proprio che mi mancava l'aria, perché ero proprio chiuso in una casa anche molto piccola. E allora avevo proprio voglia di divertirmi. Ero io per primo che dicevo, no, adesso voglio un attimo farmi due risate, allora ho preso questo progetto di questo detective che crede di essere il giovane detective più famoso in circolazione, anche se poi fa un sacco di disastri, e lì ho cominciato a scriverlo, quindi viene in mente proprio quel periodo lì. Volevamo chiederti se potevi riassumerci in una parola o comunque una breve frase, la tua esperienza a questo festival. Com'è stata? Sicuramente elettrizzante e soprattutto super organizzata, cioè organizzatissimo, quindi complimenti a tutti gli organizzatori perché una macchina perfetta. Riguardo al tuo libro, perché hai chiamato il detective Linus e sei amante dei Peanuts? Sono amante dei Peanuts, ma le cose in realtà non sono collegate, è stato involontario. Io volevo un nome di un personaggio che fosse un po' da antieroe, cioè un nome comunissimo, e cioè Lino. Quindi lui in realtà si chiama Lino, ma siccome lui è un uomo un po' montato di testa, alla fine, anche se si chiama Lino, dice a tutti che si chiama Linus, quindi si è creato questo nome d'arte così. E infine volevo anche chiederti come mai hai pensato ad una chiave autoironica per descrivere un detective? Perché appunto cercavo qualcosa che mi facesse ridere. Io sono molto appassionato di film, di cinema, infatti mi sono trasferito a Milano apposta per fare la scuola di cinema. E allora mi divertiva l'idea di un detective rude, dei film noir, quelli là che vengono dalla strada, però in versione bambino. Quindi un bambino che crede di essere quel tipo di detective lì, e quindi già questo fa un po' ridere perché lui cerca di atteggiarsi ad adulto e invece questa cosa poi fa più ridere che altro. Come ultima domanda, ti chiediamo di dire qualcosa a noi ragazzi d'oggi rispetto agli incontri di scrittori in città o qualcosa che vuoi trasmettere a noi ragazzi d'oggi? Ma spesso qualcuno mi ha chiesto come fare per fare lo scrittore. Io non lo so, nel senso che è venuto in modo abbastanza spontaneo, però la cosa che ho capito è che bisogna molto guardarsi intorno. C'è una cosa fondamentale, in realtà non solo per fare lo scrittore, ma anche per fare l'illustratore. Mi sembra di dover essere molto bravi a guardarsi intorno, avere un ottimo occhio e è brutto, ma studiare parecchio. Leggere classici, leggere quello che c'è in libreria, leggere, andare in biblioteca, quindi quello serve tantissimo, anche se so che non è tanto di moda dirlo, però purtroppo sì, bisogna studiare. Grazie mille. Grazie a voi.